Un volo di 23 ore è il meglio che sei riuscita a trovare. Non farai in tempo a rendertene conto che sarai già sbarcata. Hai dimenticato il nostro pranzo di lavoro? No, non me lo sono dimenticato. Bene, perché dobbiamo discutere di alcune idee geniali per il tuo tour promozionale. Ma il tour è davvero necessario? Pubblico 4 libri all'anno, insomma, non mi voglio affatto lamentare, ma sono proprio esausta. Ti riposerai, ma è il 5° anniversario della guida di viaggio per ragazze disperate. E allora? Che adioder. Jack! Oh. Che tenero quadretto. Non era un meeting. Siamo soltanto noi. Si festeggia. La guida della Corea per ragazze disperate è al primo posto dei best sellers del New York Times. Sto morendo di fame. Ordina tutto quello che desideri, tanto finirà sul conto spese. Ah, è meglio di un pranzo di lavoro. E a proposito di lavoro, gli agenti di Jack hanno chiamato in settimana per fare una proposta molto interessante. Dobbiamo parlare d'affari. Aspetta, potresti trovarla accattivante. Come ben saprai, Jack sta per concludere l'ennesima stagione alla Travelers Network e l'azienda sta diventando un po' obsoleta. Stiamo perdendo pubblico per colpa dello streaming. Ad ogni modo, i dirigenti della rete hanno saputo di voi due piccioncini e sono letteralmente impazziti. Ok. Vorrebbero farci condurre il programma insieme. Immagina, tu e io in giro per il mondo a caccia di avventure. È il tipo di vita che sogniamo da sempre. Allora, che ne pensi? Perché io? Sono una scrittrice. Sei una scrittrice per ora. Ma questo potrebbe cambiare completamente la tua vita. Potresti diventare la nuova Padma Lakshmi o la nuova Giada De Laurentiis. Ne sono lusingata, ma ho bisogno di pensarci un po'. Oh, certamente. Prenditi tutto il tempo che ti serve. Al tuo grande viaggio. Al tuo bestseller. Al programma TV? A te, Katie. C'è un'altra piccola sorpresa. Che sorpresa? Beh, so che sei molto stanca e stai per intraprendere questo grande viaggio, quindi volevo viziarti un po'. E sappi che questo non lo metterò sul conto spese. È un mio regalo. Evelyn, grazie. È davvero meraviglioso, che bel pensiero. Ne ho uno anch'io. D'accordo, andrò dritta al nocciolo della questione. Vorrei che ti prendessi questo weekend per riordinare la mente, pensare al programma e quando uscirai da quella spa sarai riposata e pronta a firmare i documenti prima di partire per il Kenya. Ti sta bene? I trattamenti sono inclusi? Massaggi, maschere viso, pietre calde, aromaterapia, tutto quanto. Se non uscirai rilassata da lì, esigerò il rimborso completo. Salve, siete pronti a ordinare? Ah, oh, sì. Benvenuti alla Tranquility Spa. Prima di illustrarvi tutti i servizi che vi sono stati riservati, vi chiediamo di lasciarci gentilmente i cellulari. Come dice? Lo facciamo per permettere ai nostri ospiti di isolarsi completamente dalla stressante realtà. E se ci fosse un'emergenza? Allora, in questo caso, potrebbe usare ora il cellulare per contattare una persona di fiducia e lasciargli il nostro numero. Evelyn sa dove ci troviamo. Per me ha ragione, non ci mancherà. Vedo che avete prenotato il nostro pacchetto alla ricerca della serenità perduta. Pertanto dovrete scegliere tra le nostre sessioni di astrocartografia o il viaggio dell'anima. Possiamo aiutarvi a comprendere meglio problemi che riguardano l'amore, la carriera, la salute, i soldi, i viaggi e la spiritualità. Attraverso il sistema astrologico, basato sulla rilocazione del tema natale. Oppure possiamo insegnarvi a raggiungere un più elevato livello di coscienza, comprensione e consapevolezza attraverso la meditazione, la musica e la respirazione. Per me musica e respirazione? Sì, anche per me. Perfetto. Passate dalla porta alle mie spalle. Il vostro viaggio dell'anima vi attende. Viaggio dell'anima? Cosa?
com'è stato il tuo viaggio? A essere sincera, all'inizio ero molto diffidente sul posto, ma ora vorrei rimanere qui in eterno. Sento di aver raggiunto un maggior livello di consapevolezza. Io ho dormito, ma è stato un sonno paradisiaco. Devo ammettere che è un'esperienza molto rilassante andare in giro in vestaglia e pantofole. Ora che sei così rilassata, hai pensato al programma? Beh, sarei una pazza a rifiutare l'offerta, ma è un grande passo. Viaggiare per 10 mesi all'anno è già stressante, figuriamoci con una troupe di cameraman. Lo so, ma saremmo insieme. Sono stanco di questo rapporto a distanza. Katie, non ho mai incontrato una donna come te che condivide la mia passione per l'avventura. Ammettilo, sei uno spirito irrequieto proprio come me. Non sapendo quando l'alba verrà, apro tutte le porte. Emily Dickinson. Beh, non sarò in grado di dirlo come Emily, ma vorrei stare nel tuo stesso fuso orario. Capisci? Certo che lo capisco. Speravo che provassi il mio stesso entusiasmo. E lo provo. C'è solo una piccolissima parte di me che non è ancora sicura. Alla fine del weekend ti sarai convinta al 100%, ne sono completamente sicuro. Beh, imparerò a respirare stamattina. Credo di sapere come si fa, ma potresti spiegarmelo a pranzo. Spero che vi siate rigenerati. Sì. Devo ammettere che non mi è mai mancato così tanto il cellulare. È come tornare al mondo reale dal quale non sapevi di essere scomparso. Questo messaggio è per Katrina Yoder. Sono tua sorella, Miriam. È mia responsabilità informarti che nostro padre ha raggiunto il Regno dei Cieli. Il funerale sarà lunedì alle 10. Spero di vederti lì. Mi dispiace. Non avrei dovuto lasciare il telefono. Sarebbe morto comunque. Ma sarai stata lì. Ciao, Evelyn. Ciao. Volevo farti sapere che ti sto pensando e ti sto mandando tutta l'energia positiva possibile. Mi ripeti, dove ti trovi? Mountain View. Oh, giusto. La comunità Amish. Davvero un tempo anche tu eri un Amish? Lo sono ancora, diciamo. Ho lasciato la comunità da adolescente e sono ormai 10 anni che non torno più qui. Beh, che ne dici di abbandonare la guida di viaggio per ragazze disperate e scrivere di questo? Non voglio mettere la mia vita personale sotto i riflettori. Sì, c'è sempre di peggio. Ascolta, Jack mi ha detto che sei ancora incerta sul programma. Io non voglio metterti pressione, soprattutto in questo momento. Grazie. Ma gli agenti di Jack vorrebbero avere una risposta. Non riesco a pensarci adesso. Lo so, e mi dispiace. Sì, non si mischiano gli affari con il piacere, ma tu e Jack siete perfetti insieme. Nessuno è perfetto. Io credevo che entrambi i miei ex mariti fossero perfetti. Non lasciare sulle spine me il principe azzurro. Ti voglio bene. Ciao. Non posso crederci, Katrina Yoder. Isaac Must. Mi dispiace incontrarti in queste circostanze. Anche a me. Tuo padre mancherà a tutti. Grazie, Isaac. Chi è lei, papà? Sara, questa è Katrina, una ragazza che viveva qui moltissimo tempo fa. Non è passato poi così tanto. Ciao, Sara. Piacere di conoscerti. In realtà ora mi chiamo Katie. Molto English. Che bel nome. Grazie. Così come mi sta? Katrina. Hazel. Sono venuta prima qui. Solo per la torta, scommetto. Prendi quello che vuoi, offri la casa. Andiamo, voglio pagare. Ti prego, sei della famiglia, non ti chiederei mai i soldi. Quindi anche a me, Hazel. Oh.
È bello rivederti. Dobbiamo parlare, voglio sapere ogni cosa. No, non ci vorrà molto, non è cambiato niente. Posso avere quella al lampone? Non è cambiato niente, al lampone. La tua preferita. Ah, Sara, dobbiamo andare. Passeranno altri 10 anni prima di rivederti. Smettila. Mi trattengo qualche giorno, potremmo prendere qualcosa da bere. Un caffè. Potremmo prendere un caffè. Spero che non se la sia presa. Non mi preoccuperei. Non ho più visto così felice da tanto tempo. Isaac rimane rintanato nel suo laboratorio a costruire mobili. Se non fosse per Sara, forse non lo vedremmo mai. Grazie, Hazel. Vieni a trovarmi, va bene? Ok. A presto. Ciao. Posso aiutarti? Miriam, sono io. Sì, so chi sei. Che cosa ci fai qui? L'incontro con gli avvocati di papà è domani. Volevo solo vederti. Pensavo di poter stare qui, da te. Non sei neanche venuta al suo funerale. Non capisco perché dovresti stare qui. Ho fatto i salti mortali per venire. Ho dovuto cancellare anche un viaggio di lavoro. Ci vediamo domani. Prendi la tua bella auto e i tuoi ridicoli vestiti e vattene. Siri, trova l'hotel più vicino. L'hotel più vicino si trova a 67 chilometri. E la pensione o il bed and breakfast più vicino? Un risultato trovato. Perché non ti fermi da Miriam? Conosci il detto "questa è sempre casa tua"? Non è vero. Per fortuna Siri mi ha portato da te. Beh, eccola qui. Aspetta, tu dove vivi? Sara e io stiamo nello chalet vicino al fienile. Siamo soltanto noi due, lo spazio non ci manca. Mi è dispiaciuto sentire di tua moglie. Non posso immaginare quanto deve essere dura. Stiamo bene, grazie. Queste sono le chiavi. Rimani quanto vuoi, a differenza di Hazel accetto contanti o assegno. Grazie. Jack, come va?
Niente elettricità. Emily. Buongiorno. Buongiorno, Miriam. Salve, Katie. Sono Tom Russo, l'avvocato di tuo padre. Piacere di conoscerla. Mia figlia adora molto i tuoi libri. Sta studiando all'estero, adesso a Barcellona e... se mi chiamano dal consolato, incolperò te. Penso tu conosca Amos, il marito di Miriam. Mm? A dire il vero, no. Ma è un piacere conoscerti, Amos. Mm. Che ne dite se iniziamo? Volete? Certo. Mm. Voi sapete che vostro padre non era un uomo ricco. Ciò nonostante era in possesso di questa fattoria. Stando a questo documento, con le sue ultime volontà testamentarie, lascia in eredità la proprietà a entrambe le sue figlie. Entrambe? Sì. Deve esserci stato uno sbaglio. Sì, infatti, decisamente. Oh no, non c'è stato alcuno sbaglio. Insomma, potete leggere voi stesse, le sue volontà sono molto chiare. Lei non ha più messo piede nella proprietà da 10 anni. Io ho dedicato la mia vita a questa fattoria che lei ha lasciato per diventare una Englisher. Miriam, cerca di calmarti. Miriam, hai ragione. Tu vivi qui da sempre e io non intendo stabilirmi. La fattoria deve essere tua. Puoi avere la mia parte. Perché? Scusate se posso intromettermi. La tassa di proprietà è piuttosto elevata e ricadrebbe... completamente su di te, Miriam, se decidessi di avere la proprietà esclusiva. È un immobile di notevole valore. Posso contribuire, allora? Assolutamente no. Miriam, guadagno bene, non no, è un non problema. Non accetto la carità da una Englisher e poi ce la caviamo benissimo. Ne sono convinta, sto solo cercando Hai di Hai detto dire... abbastanza. Se tu sei sicura di voler firmare la cessione di proprietà a Miriam, procederemo alla riassegnazione del bene immobile. Ma devo preparare le carte, puoi fermarti in città il tempo necessario? Certo. Miriam, Amos, vi darò la stima della tassa il prima possibile, d'accordo? Va benissimo. Ok. Dove va? Non lo so. Come farai a sopravvivere? Come ho sempre fatto fino ai miei 18 anni. Ormai sei abituata ad altro. Lì non c'è né elettricità né acqua corrente. I campi malayani hanno molti più comfort. Ti ricordi quando hai dormito in una yurta con i pastori mongoli? L'ho fatto per le telecamere. No, avevo una suite in un albergo bellissimo. Con un servizio in camera eccellente, devo ammetterlo. Senti, so che hai altro per la testa adesso, ma... non dimenticare l'offerta. Tranquillo. Tieni duro, ci sentiamo domani. A presto. Oh! Ciao! Dovevo ricaricare il cellulare. Dovrò fare delle chiamate e mi fermerò qui più a lungo del previsto. Ti procurerò un generatore. Noi non imponiamo le nostre abitudini. Ti sei dimenticato che anch'io ero Amish? Posso farcela per qualche giorno? Lo eri, sì, ma sono passati secoli. Stai facendo una collanina di fiori? Vediamo un po'. Basta girare lo stelo in questo modo. Visto? La collana piano piano inizia a prendere forma. E così ha insistito di voler pagare le tasse di proprietà. Dove troverà tutto quel denaro? La famiglia di Amos può contribuire. Sono una brava famiglia del nord, ma non molto benestante. Amos era uno dei braccianti di tuo padre. Non capisco questa sua caparbietà. Perché non vuole che l'aiuti? Non mi hai ancora detto come stai tu. Non lo so.
Non ho avuto il tempo di pensarci. Sono partita appena ho saputo, appena arrivata. Sono passata da casa. E ho provato questa strana sensazione di colpa e di tristezza, sapendo che non lo rivedrò mai più. E poi è arrivata Miriam e mi ha mandata via. Non avevo idea che ce l'avesse così tanto con me. Almeno qui è accogliente. È vero. È anche strano, direi. Mi ritrovo in questa enorme casa tutta sola e Isaac e Sara vivono in quel piccolo chalet. Straziante è la parola corretta. Mette a malapena piede qui da quando sua moglie è morta. Ecco perché è rimasto fuori dalla porta. Dovrei smetterla di spettegolare e tornare al lavoro. Non finirò mai tutta questa roba. Lo so perfettamente, Katrina. Certe cose non cambiano mai. Ok. Si può? C'è nessuno in casa? Chi è? Nessuno, perdonate un attimo. Ma che cosa? Ho pensato di portarvi dei dolci. Non riesco a credere che Hazel abbia preso in gestione la pasticceria, e tu? Penso che potrebbe battere nostra madre. Noi non vogliamo le tue torte. Chi sei tu? Sono vostra zia Katie. Ho una zia Katie? Il nonno ci ha raccontato di lei. Adesso basta, bambini. Quella è la tua auto? Ecco, è un'auto a noleggio, quindi credo che sarà mia finché resterò qui. Rimani con noi per cena? Se la tua mamma e il tuo papà vogliono. No, non rimane. Ora tornate a sedervi o vi mando a letto senza cena. Perché ci interrompi nel mezzo della cena e riempi la testa dei miei figli con le tue mondanità? Non hai un briciolo di rispetto per la mia famiglia? Non mi conoscono minimamente. Non voglio che gli vengano strane idee e decidano di seguire le tue orme. È una loro scelta, non credi? Potresti lasciarci in pace? Hai voltato le spalle alla tua famiglia e hai voltato le spalle alla chiesa. E nessuna somma di denaro potrà cambiare tutto questo. Non ho voltato le spalle a nessuno. Desideravo soltanto avere la mia vita. Beh, l'hai avuta. Magari Miriam ha ragione. Sinceramente, credo di aver scritto casa perché mi faceva sentire meglio. Non devi autocolpevolizzarti. Se non te ne fossi andata da lì, non saresti tu. Katie Yoder, viaggiatrice incallita, autrice di successo del New York Times. Sì, ma ho ferito le persone che mi volevano bene. Ora, non so proprio come rimediare. Beh, se c'è qualcuno che può farlo, sei tu. Ricordi quando ti è caduto il computer nel Rio delle Amazzoni e sei comunque riuscita a finire la bozza della guida del Brasile per ragazze disperate in tempo? Sì, ma non è la stessa cosa. Magari no. Ma io ho fiducia in te. Grazie, Evelyn. Cos'è questo?
ti ho svegliata? Ho preparato la colazione. O il pranzo. È un piatto marocchino. Shakshuka. Il nome non è invitante, però... Oh, è troppo piccante. Il tuo lavoro è sorprendente. Sei un artista. Non la vedo in questo modo, ma grazie. Quanto vengono? Sono già prenotate. Tutte le mie creazioni. Davvero? Una delle mie ospiti è una designer d'interni. Ha preso in simpatia il mio lavoro. Ora ho una lista d'attesa piuttosto lunga. Isaac, è meraviglioso. Sì, è vero, ma mi porta via anche molto tempo. Capisco cosa vuoi dire. Andiamo, ti preparo un piatto Amish. Sembra buonissimo. Ho trovato un quaderno rivestito di cuoio pieno di poesie ieri notte in casa. Tu l'hai letto? No, non mi sembra. Era nella tua libreria. Ci sono tanti libri su quelle mensole, a volte gli ospiti li dimenticano. Non credo che l'abbia scritto un tuo ospite. Sono poesie che parlano della vita Amish. La casa era di mia moglie, magari è di un parente. Credo che diventerebbe un buon libro. Nessuno vuole leggere poesie Amish. Non è vero? Io sì. Giochiamo all'ombra di giganti trasformati in pietre tombali, dietro verdi colline, dove noi possiamo stare soli. Conosco quel posto. Giochiamo all'ombra di giganti trasformati in pietre tombali. Katrina? Katrina? Katrina, dove ti nascondi? Dietro verdi colline, dove noi possiamo stare soli. Andiamo, non sappiamo cosa succede qui di notte. Gli avi potrebbero uscire dalle tombe, come in quelle storie inglesi di fantasmi che leggi tu. Boh! Isaac! Dai, andiamocene da qui. I riflessi di luce brillano sulla superficie dell'acqua come un lanternino. Il tramonto non è così speciale in confronto alla figlia di un contadino. Un giorno o l'altro ti scopriranno. Questo risale a 100 anni fa, non è una storia peccaminosa. Comunque, è una tessera della biblioteca. Chissà cosa puoi trovare. Magari voglio proprio trovare qualcosa.
Non c'è tutto quello di cui abbiamo bisogno qui. No, affatto. Non voglio vivere in un unico posto per sempre. Pensa ai nostri fondatori. Voglio vedere l'Europa, da dove è arrivata la nostra gente. Tu no. Probabilmente non è così bella, se l'hanno lasciata. Non vorrai andartene sul serio, vero Katrina? Non lo so, Isaac. Isaac. Questa favola si intitola Il gallo canterino. L'hai inventata apposta solo per me? Solo per te. Il gallo canta all'alba. Perché non canta nell'oscurità? Vuole benedire la sua cena? Vuole nascondersi dalla realtà, rimboccare le coperte ai suoi pulcini, allevarli nella verità, affinché imparino l'inno di famiglia da cantare quando il giorno arriverà. Buonanotte. Katrina! So che l'hai scritto tu. Allora? Come fai a saperlo? Giochiamo all'ombra di giganti trasformati in pietre tombali. L'ho scritta quando eravamo ragazzini. Perché non me l'hai detto? Anch'io rubavo i libri dalla biblioteca, ma lo tenevo nascosto. Non dovevi avere segreti con me. Non ero sfrontato come te, ma... quando mi sono imbattuto nella poesia, ho riscoperto me stesso. Avresti potuto dirmelo. Avrei voluto. Stavo per farlo, ma tu sei partita. Quando ti ho chiesto di questo quaderno... Le poesie sono per me, Katrina. Ma perché non condividerle con gli altri? Scoppierebbe un vero scandalo. Puoi finire di leggerle, se ti va. Grazie. Buonanotte, Isaac. Buonanotte, Katrina. Gli animali. Ciao, sei già sveglio? Oh, non sono andato a dormire. Stanno editando e non c'è un fotogramma in cui abbia i capelli decenti. No,
non saranno così terribili. Oh, se così fosse sarei andato a letto. Ma basta parlare di me, come sta andando? Beh, sto imparando di nuovo a cucire. Perché non lasci perdere e torni a casa? Solo per qualche giorno. Possiamo noleggiare un'auto, andare negli Hamptons e parlare di noi. Riguardo al programma, so che vorresti una risposta, ma non ce l'ho. È che mi serve ancora del tempo. Precisamente? Non lo so. Ma per la prima volta dopo tanti anni sento di avere l'opportunità di chiarirmi le idee e di vedere le cose da un'altra prospettiva. Katie, sai quello che provo per te, vero? Katrina? Lo so, ma ora devo andare. No, aspetta. Ci sentiamo presto, te lo prometto. Tu fatti una bella dormita. Ciao, Jack. Avanti! Ti ho interrotta? No, stavo parlando con Jack. Vuole che ritorni a casa. Perché gli manchi? Vuole parlare del nostro futuro. E tu no. Che sta succedendo di sotto? Veniamo ogni anno. Isaac non sarà un bravo contadino, ma è molto generoso. Permette alla comunità di lavorare i suoi campi e in cambio noi prepariamo un banchetto. Se vuoi, potresti aiutarci. Credi che mi accetteranno? Sei ancora una di noi, che questo ti piaccia o no. Non vorrei far arrabbiare Miriam. Non farà una scenata, non davanti a tutti quanti. E potrebbe essere un'occasione per passare del tempo insieme. Ok, dammi un minuto per vestirmi. Forse dovresti indossare qualcosa di un po' meno vistoso, per cercare di mimetizzarti. Vi ricordate di mia cugina Katrina? È qui in visita e si è offerta di aiutarci. Salve a tutte voi. Miriam, Katrina potrebbe aiutarti con gli gnocchi di patate. No, non è necessario. Ricordo perfettamente le sue scarse abilità culinarie. Scommetto che è in grado di pelare le patate. Se tu credi. Miriam. Non importa. Magari aiuto qualcun'altra. Ci sono altre patate. Che stai facendo? Pelo le patate, come hai detto tu. Intendevo le patate bollite. Non pensavo di doverti spiegare ogni passo della ricetta, visto che abbiamo aiutato nostra madre centinaia di volte. Non sono mai stata brava come te. La cucina richiede pazienza e la capacità di seguire delle semplici regole. Virtù che non condividiamo. Non puoi saperlo. Non conosci niente di me, Miriam. So abbastanza. Quando hai finito, schiaccia le patate nella ciotola. Poi le uniamo alla farina e le mescoliamo con il pane, il prezzemolo, la cipolla e le uova. Aggiungiamo sale e pepe per insaporire e poi creiamo delle palline da far bollire 15 minuti prima di servire. Beh, se conosci così bene la ricetta, perché hai pelato le patate sbagliate? Perché mi sono sbagliata. Sai, sono umana, Miriam. Hai dimenticato l'ingrediente più importante. No, non è vero. Non volevo sbandierare il segreto di famiglia, sapendo come spettegolano gli Amish. La mamma usava la paprika. Ma io metto anche cannella e chiodi di garofano. Amos ne fa matto. Non so perché te lo sto dicendo. Visto che tra poco tornerai ad abbuffarti di cibo spazzatura. Abbiamo ancora qualche giorno per recuperare. Qualche giorno non è sufficiente, non dopo 10 anni. Potrei tornare più spesso. È troppo tardi. La tua vita non è qui, Katrina. Non lo è mai stata. Questo non è vero, io... Ehi, posso richiamarti? Scusami, era la mia manager. Schiaccia le patate, abbiamo perso troppo tempo. Miriam.
Non ti avevo riconosciuta. È di Hazel, me l'ha prestato. È convinta che debba mimetizzarmi. Non sta funzionando. Scusa se non ti ho invitata. Pensavo non ti interessasse. Hai dimenticato che sono una buona forchetta? Oh, ho finito di leggere le tue poesie. Mi piacerebbe discuterne insieme. Devo tornare al lavoro. Ti piacerebbe volare? Come gli uccelli? No, come un aeroplano. Noi non prendiamo gli aeroplani. Perché? Non abbiamo posti così lontani in cui andare. Katrina vola. Sì, hai ragione. Lei ha sempre voluto viaggiare. Alcuni nascono con quello spirito, credo. Io sono nata con quello spirito. Tu non mi lasceresti mai? No, non ti lascerei mai e poi mai. Ciao, Evelyn. Scusa se non ti ho richiamato. Come sta andando? Al posto tuo credo che impazzirei. Beh, in realtà sto leggendo molto. Ho trovato un libro di poesie scritto da un mio vecchio amico. Sto pernottando nella sua casa. Non avrai per caso trovato un contadino Amish, vero? No, è solo un mio vecchio amico. E non è un contadino, è un artista. Dovrei conoscerlo. Quanto Amish è? Non credo che Isaac sia il tuo tipo. Un poeta Amish con il cuore d'oro è il mio tipo, la stampa se lo divorerebbe. Gli Amish disapprovano l'espressione artistica. È per questo che ti hanno bandita. Non mi hanno bandita, è stata una mia volontà e Isaac non ha il minimo interesse. Beh, si può sempre sognare. Ci risentiamo più tardi, ok? È l'orario che preferisco. Mi ricorda le nostre passeggiate. Dopo gli incontri in chiesa. Non mi perdonerò mai per il modo in cui sono fuggita. Ma è stato tanto tempo fa. Lo so. Ma mi dispiace. Avrei dovuto dirtelo. Ma sapevo che avresti cercato di trattenermi. Sicuramente. Dovevo vedere il mondo esterno. Temevo che mi stessi perdendo qualcosa. Era così? Ci sono così tanti posti meravigliosi che dovresti vedere. Sentirteli descrivere è sufficiente per me. A volte mi chiedo se invece mi sono persa qualcosa andando via. Qualcosa che ti è mancata? Ritornare qui mi ha fatto ricordare quanto è importante la comunità. E questo mi manca. Anche in una grande città con così tanti abitanti. Puoi sentirti solo anche circondato da migliaia di persone. È per questo che vivo nello chalet, perché c'è troppo spazio vuoto da riempire. Sì, lo capisco. Sarai contenta della tua compagnia. Solo Sara? Sono preoccupato per te, Isaac. È ora che ti trovi una nuova moglie. Apprezzo molto la tua preoccupazione, ma Sara e io stiamo bene. E non siamo ancora pronti. Al momento. Passare tanto tempo con Katrina non ti aiuterà minimamente. Non lo dico solo io. Anche gli altri hanno notato come la guardi. Mi domando se queste sono parole tue o di Miriam. Miriam non mi suggerisce che cosa dire. Ma entrambi crediamo che sarebbe meglio se tu tagliassi i rapporti con lei. È stata bandita. Katrina ed io siamo amici, niente di più. Anche se non fosse stata bandita, sai perfettamente anche tu che non fa più parte della nostra comunità. E il fatto che rimanga qui non è nel tuo migliore interesse. Le permetto di stare nella mia fattoria e spero ci rimanga. È una fonte di guadagno, tutto qui. Stai dicendo che non provi alcun sentimento per Katrina?
Non importa se provo qualcosa. Katrina presto se ne andrà. La sua vita è lontano da qui. Lo capisco. Ma la gente ha gli occhi puntati addosso su di te. E non sono così magnanimi come i miei. E non vorrei essere costretto ad annunciare davanti a tutti che non hai prestato ascolto ai miei avvertimenti. Lo capisco, Amos. Grazie. Dama? Lei non ne vale la pena. Ti ho cercato tutta la mattina, dov'eri finito? Non credo di doverne rendere conto a te. Wow, siamo di malumore? Mi servivano degli attrezzi e il ferramenta è a 50 km da qui. Posso organizzarti consegne regolari online? Tranquilla, so cavarmela da solo. Ho appena preparato il caffè, ne vuoi un po'? Sono occupato. Troppo occupato per un caffè. Devo finire. Ciao. Ciao. Cosa posso fare? Mettere quella torta nella scatola, per favore. Certo. Non hai visto Isaac, per caso? Non di recente, perché? Si comporta in modo strano. Perché ti preoccupa tanto sapere come sta Isaac Must? Siamo amici da tanto tempo, ecco tutto. Sono al corrente della storia tra te e Isaac. Lo sanno tutti quanti. Che cosa vorrebbe dire? Magari sta provando ciò che credono tutti. E che cos'è che credono tutti? È tornato a sorridere da quando sei qui, come non faceva da tanto tempo. Ecco tutto. E questo è un male? Presto te ne andrai. In realtà sono ferma a cercare di capire cosa fare del mio futuro. Cosa vuoi dire? A Jack e a me hanno offerto un programma televisivo. Katrina Yoder, una star della televisione. E me lo dici solamente ora. È emozionante. Lo so. Non sembri così entusiasta. È quello che dice Jack. Adora l'idea di viaggiare per il mondo insieme. E tu no? Certo. Abbiamo molte passioni in comune, come i viaggi, il cibo e... Tu e io adoriamo le stesse torte, ma non è per questo che siamo amiche. Sai cosa voglio dire? Beh, se ti piace così tanto viaggiare e... Ti piace Jack? Non dovrei pensarci, giusto? No. Quello che voglio dire è che c'è qualcosa che ti sta bloccando. Mi piace il tuo ricamo. Davvero? Vuoi venire a vedere? Questo è chiamato il blocco. È abbastanza semplice, ma ci vuole tempo e pazienza. E alla fine che disegno verrà fuori? Te ne renderai conto quando inizierò a unire i vari blocchi. Mia mamma e io abbiamo ideato questa trama moltissimo tempo fa. Pensava che sarei stata migliore ricamatrice per la quarta volta. E come mai non l'hai finito? Te lo racconterò quando sarai più grande. Dov'è il tuo bel vestito? Quello era di Hazel. Lo voglio conservare per un'occasione speciale. Ne vorresti un altro? Sara? Dove stai andando? Sono della mamma. Sono bellissimi. Ma... penso sia meglio tenerli qui per il momento. Posso continuare a guardarti? Certo, ma prima mi è venuta voglia di una bella torta al lampone. Io adoro i lamponi. Metti qui sopra il tuo pollice e poi passi sotto il filo, così. Sara, è ora che lasci in pace Katrina.
Tranquillo, le sto insegnando a cucire. Tu? È stata la miglior ricamatrice per 3 anni di fila. È piuttosto modesta, devo dire. Puoi rimanere qui, ma credo che Rebecca si offenderà se non vai al suo pigiama party. Ciao, Katrina. Le tue cose sono in carrozza. Sei pronta? Può venire anche Katrina. Ha un pigiama party per bambine? Non credo proprio. Katrina, ti va di fare un giro in carrozza con noi? Beh, deve decidere il tuo papà. Oh! Fai la brava, Sara. Ciao, Katrina. Divertiti. Terrò d'occhio queste due piccole pesti, ma non voi. Ho visto la Torre Eiffel, Machu Picchu, le cascate del Niagara, Stonehenge. Ma niente si può paragonare a questi tramonti. Sembra uno dei tuoi versi, mi immergo nella rugiada del mattino quando mi alzo all'alba. Che cosa ti succede? Non è niente. No, invece qualcosa c'è, dimmelo e basta. Non ho niente da dire. Fermati. Cosa? Fermati! Oh! Dove stai andando? Molto divertente, Katrina. Torna indietro. Katrina, ti prego, basta con questi giochetti. Dove sei? Sei qui! Mi hai trovato, finalmente. Quanti anni ci hai messo? Mi piace vivere nel presente. Lo trovo difficile da credere. Mi trascini al Lago dei Fondatori come da ragazzini. Devo dirti una cosa e voglio che tu mi prometta di lasciarmi parlare. D'accordo. Lo prometto. Ho pensato a un modo per pubblicare le tue poesie e conosco delle persone che possono aiutarti. So che sei preoccupato di cosa potrebbe dire la comunità, ma potresti usare uno pseudonimo e molti lo fanno. E nessuno lo saprebbe mai. Hai finito? Katrina, anche se nessuno lo saprebbe mai, lo saprei io. E vivere così mi consumerebbe. Perché per quanto ammiri i poeti inglesi, io non voglio diventare uno di loro. Mi dispiace essere così diretto, Katrina. Non ti volevo ferire. No. Volevo condividere le tue poesie, ma ho capito che non è ciò che voglio veramente. Katrina, no. Non posso farci niente. Provo dei sentimenti per te, sono forse l'unica. Potrei averli anch'io per te. Sappiamo entrambi che non abbiamo futuro. Io sono un Amish e invece tu no. Sono ancora un Amish, tecnicamente non ho mai lasciato la chiesa. I tecnicismi non contano niente agli occhi della nostra comunità e lo sai bene. Non lasceresti mai la chiesa. Nemmeno per amore.
Si sta facendo buio ormai. Non dovremmo stare qui da soli. Potrebbero fraintendere. Non vorrà mai andarsene, ma... Hazel! Sei tu? Evelyn, che cosa ci fai tu qui? Beh, so che ti serviva un po' di spazio, ma a quanto pare sono arrivata giusto in tempo. Che ci fai vestita così? Perdona l'imboscata, ma mi hai costretto a fare delle pazzie. Che bel costume! Vero? Accomodatevi! Grazie. Oh. C'è il wifi? Spero che abbiate fame. Non avevo idea che sapessi cucinare. È un piatto Amish tradizionale. Gnocchi di patate. L'unica cosa che mi riesce bene. Ah, io sono allergica al glutine, ma il profumo è delizioso. Di più per noi. Sono buonissimi. Anche il caffè è ottimo. Ha un aroma... molto terroso. Katie, avevi ragione. Tu e il tuo amico dovreste lavorare per lo stesso editore. Evelyn, ti ho già detto che non è interessato. Beh, posso almeno incontrarlo. Sai quanto so essere convincente. Di chi sta parlando? Nessuno. L'affascinante poeta Amish. Non ho mai detto che è affascinante. Lo mettiamo in copertina. Quindi tu hai incontrato un uomo? No, io... devo rispondere. Sono buoni? Salve, signor Russo. Salve, signorina Yoder. I documenti sono pronti e ho parlato con tua sorella. È pronta a firmare appena può. D'accordo. Saresti disponibile anche oggi? Sì, benissimo. Vengo adesso. Ah, perfetto. Bene, ci vediamo tra poco. Devo andare da mia sorella a firmare i documenti, ma possiamo discutere di tutto più tardi. Ti accompagno? No, penso sia meglio se rimani qui con Evelyn. Fate pure come se foste a casa vostra, ma non uscite, mi raccomando. Torno il prima possibile. Siediti. Assaggia i biscotti. Congratulazioni. Miriam, ora sei la proprietaria esclusiva. Te lo meriti. Bene. Credo che sia tutto. Suppongo di sì. Stavo per dimenticare. Ti ho portato una cosa. È quella che hai fatto con la mamma. Ho cercato di finirla per te, ma non faccio più in tempo. Non ha proprio l'aria di una trapunta. Le cuciture non sono male. Hai usato una di quelle stravaganti macchine moderne? No, l'ho fatta a mano, in stile Amish. La mamma ne sarebbe fiera. Beh, arrivederci.
Evelyn! Jack! Secondo me è fantastico. Katie aveva ragione, il tuo lavoro è davvero meraviglioso. Sei molto gentile. E quanti ne riesci a vendere? Li devo fare su misura entro fine mese. Questo va a un cliente di Los Angeles. Li spedisci via carrozza e cavallo? Oh, Katie! Il tuo affascinante amico ci stava mostrando il suo laboratorio. Vi avevo detto di rimanere in casa. Ero curioso di conoscere l'uomo del Rinascimento con cui hai passato del tempo insieme. Jack. Costruirà anche mobili, scriverà poesie. Ma ha un suo programma in TV? Vuoi un programma in TV? Posso fartelo ottenere. Katrina, gli hai raccontato delle mie poesie? No, non esattamente. Aspetta, perché ti chiama Katrina? Isaac, sono l'agente di Katie. Scusa, volevo dire Katrina. Ho letto il tuo lavoro e ho trovato un editore disposto a pubblicarlo. Tutto quello che devi fare è dire di sì. Evelyn, basta. Isaac, lascia che ti spieghi com'è andata veramente. No, mi hai fatto credere di essere la contadina Amish che seguivo al Lago dei Fondatori. Ma sei solo una Englisher come i tuoi amici. Non ti ho mai mentito. Tutto quello che ti ho detto era la verità. No, tu mi hai tradito, Katrina. O dovrei chiamarti Katie. Meglio se te ne vai. Lasciami spiegare. Possiamo ancora parlarne, giusto? Aspetta! A quanto pare tu e il bel poeta siete stati occupati. Quando volevi dirmelo? Non c'è niente da raccontare. Abbiamo solo parlato. È un vecchio amico, ma ora è tutto finito. Vado a prendere le mie cose. Caro papà, saluti dalla Corea del Sud. Il cibo qui è favoloso. Ieri il pranzo mi ha ricordato molto la pasta all'uovo che mangiavo papà, quando ero. Sono tornata a New York dopo 3 mesi in Europa. Ti allego un assegno per farti superare l'inverno. Spero che questa volta lo incasserai. Caro papà, konnichiwa dal Giappone. Aloha dalle Hawaii. Congratulazioni per il nuovo figlio di Miriam. Ti mando un po' di soldi per il nuovo aratro. Spero di venire a trovarvi, ma il lavoro mi tiene molto occupata. Salutami tanto Miriam. Ti voglio bene, Katrina. Isaac. Che cosa c'è? Scusami, pensavo fosse Katrina. La sto cercando, Isaac. Credevo che fosse qui alla tua fattoria. Sì, è vero, ma se n'è andata. Deve essere stata ansiosa di tornare alla sua vita. L'ho cacciata via io. Non è più la benvenuta. Cosa vuoi dire? Non ho voglia di discuterne. Katrina è mia sorella, Isaac. Qualsiasi cosa sia successo, ho il diritto di saperlo. Ha tradito la mia fiducia. Non c'è altro da dire. Ora lei e i suoi amici Englisher stanno tornando a New York, dove devono stare. Non conosco questi amici Englisher a cui ti riferisci o il modo in cui ha tradito la tua fiducia, ma dopo avervi visto insieme al nostro banchetto, non credo abbia mai avuto intenzione di ferirti. Katrina è cambiata. Non è più la ragazza che conoscevo. Non è cambiata poi così tanto come credi. È ancora una di noi. All'apparenza potrebbe sembrare di no, ma lo è. Non posso credere che ora la difendiate. Io in primis, ma oggi ho aperto gli occhi e ho visto mia sorella per quella che è veramente, non per quella che credevo fosse. Anch'io ho aperto gli occhi e non so che cosa avessi visto. Vestirsi da Amish non fa di una persona un Amish.
Tutta la comunità sa che sei un uomo molto razionale, Isaac Must. Ma certo non lo sei nei confronti di mia sorella. Quando torneremo a New York, ti dimenticherai di questo posto, di queste persone. E penserai al nostro futuro, che è ciò che importa. Ti piacerà lavorare in TV. E la parte migliore è che non dovrai scrivere. Lo farà qualcuno per te. A me piace scrivere. Sì, ma ti lamenti sempre di essere oberata di lavoro e piena di scadenze. Lo so. Mi piace comunque. Ero soltanto stanca, ma qui mi sento diversa. Sono ispirata a scrivere, però non guide di viaggio. Voglio scrivere delle persone. Certo, capisco. Qui ci sono i tuoi ricordi d'infanzia. Ma non è più la tua vita ormai. Lo so. Ma credo che mi manchi. Abbiamo una vita davanti a noi. Tu sei uguale a me. Noi amiamo le avventure. E non le troverai di certo qui. No, sei tu che ami le avventure, Jack. E tu cosa ami, allora? Dai, ammettilo. Tu e io siamo due fotocopie identiche. E siamo fatti l'uno per l'altra. Fermati! Devo salutare un posto. Torno subito. Ehi, dove sta andando? Non ne ho la minima idea. Ah. Mi mancherà. Ho prenotato in un nuovo ristorante balinese. Lo adorerai, ma dobbiamo andare o perderemo il volo. Sì, stasera faremo festa e... Non posso venire. Oh, ok. Prenditi 5 minuti. Fumerò una sigaretta. No. Intendo dire che non tornerò a New York con voi. Rimango qui. Beh, per quanto tempo? Non lo so. Jack... Mi dispiace, ma non posso fare il programma con te. La nostra storia non funzionerà. Tu stai commettendo un grande errore. Sei innamorato dell'immagine che ti sei creato di me. Tu sei in cerca della prossima avventura. Io cerco qualcosa di diverso. Beh, non posso dire di esserne completamente sorpreso. Non so cosa tu stia cercando, ma ti auguro di trovarlo. Mi mancherai. Sai dove trovarmi. Anche se non farai il programma TV, mi aspetto la guida del Kenya per ragazze disperate e non dimenticarti del tour. E una cena tra qualche settimana? Mi sembra perfetto. E prometto di ricontattarti presto. Faresti meglio. Sicura di cavartela? Sì. Certo. Rimboccare le coperte ai suoi pulcini, allevarli nella verità, affinché imparino l'inno di famiglia da cantare quando il giorno arriverà.
Dov'è Katrina? È tornata a casa. Perché non può vivere qui? Perché vive molto lontano. Possiamo raggiungerla? No, temo di no. Mi manca tanto. Vuoi un'altra poesia? Katrina? No, Sara, non è Katrina, è a New York ora. Katrina! Dobbiamo parlare. Non è un buon momento, sto mettendo Sara. Sara! Ciao, Katrina! Ciao, Sara. Papà mi stava leggendo una poesia della buonanotte, la vuoi sentire? Sara. A dire il vero, speravo di poter leggere una delle mie poesie. Non sapevo le scrivessi. Papà, ti prego, possiamo sentire una poesia di Katrina? C'era un paradiso meraviglioso come le scogliere di Santorini. L'aurora boreale della Norvegia, le acque topazio di Tahiti, dove l'aria profuma di gigli, dei giardini di Versailles, dei mercati di spezie del Marocco, del maiale arrostito di Kauai. Un posto piacevolmente caldo come la pelliccia di Odessa, una sorgente termale di Hokkaido, una notte estiva del Texas. Ma dopo tutto, il mio cuore è sempre stato qui. Il mio paradiso è casa mia. Terribile? No. Apprezzo che l'abbia letta. Non ho mai voluto ferirti. Se ho menzionato le tue poesie ad altri è perché mi avevano suscitato così tante emozioni da non essere in grado di trattenerle. Le avevo detto che non volevi pubblicarle. Le è venuta questa idea non appena ha trovato quel quaderno in casa e si è messa a leggerlo e... Mi dispiace tantissimo. Non avrei dovuto puntarti il dito, ma darti ascolto. Sappi che non tornerò più a New York. Hai molte cose da fare, sei una scrittrice, una viaggiatrice. Isaac, ho passato gli ultimi 10 anni a cercare di trovare me stessa, di trovare la felicità. Ma niente mi fa sentire tutto questo come qui. Questo posto è la mia casa. Con te. Io ti amo ancora. E se non potremo stare di nuovo insieme se non mi riunisco alla chiesa, beh, allora sicuramente è una cosa che farò. Anche se ci metterò un po' ad abituarmi, ovviamente, ma... possiamo farlo funzionare. Se lo vuoi anche tu. Dimmi qualcosa. No. Non è ciò che voglio. Beh, d'accordo. Grazie per avermi ascoltata. Non puoi abbandonare la tua vita. Tu non me l'hai chiesto. Quando te ne sei andata, hai portato il nostro futuro e i nostri sogni con te. E adesso mi dici che vuoi tornare a casa e che le cose torneranno come prima. No, capisco. Perché dovresti fidarti? Non mi fiderei nemmeno io. Ho perso la mia occasione con te 10 anni fa. Sara, a cui pensare. Hai perfettamente ragione. Possiamo dimenticare tutto. Per favore. Aspetta, puoi restare nella casa stanotte e andartene domattina. No, non voglio confondere Sara. Tua sorella è venuta a cercarti prima. Sono felice che abbiate fatto pace. Puoi dare un bacio a Sara da parte mia? Thank you.
Che succede? Ok, vieni qui, siediti. Coraggio, siediti. Cos'è successo? Sono andata a casa di Isaac e gli ho detto sinceramente che lo amo. E cosa ti ha detto? Quello che mi hai detto tu. Che ho fatto la mia scelta 10 anni fa e... che non può darmi un'altra chance. Lo ritenevo più intelligente. Ha delle vedute ristrette. Mi ha detto che eri venuta a cercarmi. Sì, beh... Finalmente sono riuscita a ripulire la casa e... ho trovato delle lettere che hai scritto tanto tempo fa. Non ho mai saputo che spedissi soldi. Ho fatto quello che potevo, ma non era abbastanza. Mi dispiace averti lasciata, Miriam. So di averti ferita. Non era... un motivo valido per essere così antipatica nei tuoi confronti. A mamma e papà mancavi molto. E avevano bisogno di aiuto, quindi sono rimasta. E... non ho mai fatto il mio raspringa. Non c'è stata occasione. E so che non avrò mai l'opportunità di ammirare tutti quei luoghi meravigliosi che descrivi tu. Hai letto i miei libri? Non voglio dire che sono infelice, ho una bella vita e amo molto la mia famiglia. Beh, io sono stata dappertutto e non ho ancora un posto da chiamare casa. No, invece sì. Questa sarà sempre anche casa tua. È per questo che nostro padre ti ha lasciato metà della fattoria. Puoi rimanere qui tutto il tempo che desideri. Chi sarà? Posso entrare? Sì, parlate piano che i bambini dormono. Isaac, qualcosa non va. Dov'è Sara? Sta bene. È da Hazel. Vorrei parlare con Katrina. Non metterci molto, però. È tardi. Quello che volevo dirti prima è che... Continua. Anch'io ti amo ancora, Katrina. E se non è troppo tardi, se mi vuoi ancora, diventa mia moglie. Che cosa dirà la chiesa? No, non è quello che voglio. Non voglio che cambi per me. Affitterò la fattoria e io e Sara ci trasferiremo. Non posso permettertelo. Tu per me lo volevi fare. Sì, ma tu dovrai rinunciare a molto di più. Come hai detto, tutto ciò di cui hai bisogno si trova qui. Non tutto quanto. Non tu. Sono pronto per questa avventura. Ed è una cosa a cui penso da molto tempo. E poi... tu ed io non siamo così diversi. Sai che mi piace... scrivere. Vai con lui. Dovresti andare. Hai appena detto che questa era casa mia. Lo è. Ma non devi stare qui. Perché saresti infelice. Hai visto che me la cavo benissimo. E voi due? Siete brave persone e avete un cuore grande come pochi al mondo. Katrina. Hai spedito dei soldi per mandare avanti la fattoria e mi hai ceduto la proprietà anche se mi ero comportata male con te. E tu, Isaac, hai offerto le tue risorse agli altri. Non è l'apparenza esteriore o essere ligi alle regole a renderti buono. Ma ciò che proviene dal tuo cuore.
e i vostri sono pieni di amore verso gli altri. Andate. Andate nel mondo e fate del bene. La gente ha bisogno di voi più di quanto ne abbiamo noi. Non voglio lasciarti. Katrina, ho sentito la mamma dire al papà quanto orgoglio provasse nei tuoi confronti. E so che lo provava anche lui. Vai, vivi la tua vita. Questa è la mia vita, non la tua. Che Dio vi benedica. Grazie, Miriam. Ho passato buona parte della mia vita senza fissa dimora, in cerca di un posto dove sentirmi felice. Ma non importa dove sono arrivata, continuerò sempre a migliorarmi. Stavo cercando una casa. Non la casa della mia infanzia. Non un posto fisico. Perché la casa non è un luogo. La casa è dove ti senti voluto e amato. Accettato non per quello che sei capace di fare, ma per ciò che sei davvero. Non importa quanto possiedi in termini di denaro o cose, o qual è il tuo aspetto. L'unica cosa che conta è l'amore che c'è nel tuo cuore. Non dovrò più cercare, perché la mia casa è dove ci sei tu.